Il Teramo cala il tris di vittorie e adesso inizia a volare davvero. Terzo 1-0 consecutivo in un 2020 che arride alla squadra di Bruno Tedino, tornata dalle vacanze natalizie con uno spirito assolutamente nuovo e con un uomo in più che ormai non serve più neppure presentare. Francesco Bombaggi è, manco a dirlo, l'MVP della partita col Catanzaro. Un suo diagonale risolve una contesa che il Diavolo approccia con Birrigia davanti, ma con una pressione costante nei confronti di un avversario irretito dall'intensità dei biancorossi, vicinissimi al vantaggio già all'undicesimo con la sventola di Santoro, uno dei migliori del match, che sfiora il palo sinistro di Di Gennaro. La squadra di Tedino capisce che la gara va azzannata fin dalle prime battute e così fa, anche se al sedicesimo Cristini rischia di fare un pasticcio. Fortuna che il sinistro di Giannone dal limite è debole e controllato da Tomei. Quello del Diavolo però è un assedio. Al ventesimo il traversone di Cancellotti fa alzare in cielo Bombaggi, colpo di testa che c'entra in pieno la traversa con Birligea che non riesce a concludere sulla ribattuta. Ancora Bombaggi a ridosso della mezz'ora, invitato verticalmente da Ilari, non trova la porta da posizione defilata, ma sono le prove generali del gol vittoria che arriverà qualche minuto più tardi. Nel frattempo dall'altra parte è Statella a cercare senza fortuna e precisione la via della rete dal vertice dell'area di rigore. Catanzaro che al 36esimo però perde Di Gennaro. Fatale al portiere lo scontro fortuito ma tremendo con Bombaggi in uscita. Lussazione della spalla destra, al suo posto entra Mittica che non fa in tempo neppure ad acclimatarsi, che viene beffato al 43esimo. Ancora l'asse Ilari Bombaggi, stavolta dalla parte destra, col diagonale perfetto del numero 19. Ottavo centro in stagione, Teramo in vantaggio all'intervallo grazie al suo uomo simbolo. I ritmi forse nati del primo tempo però non possono essere retti per l'intero match. Tedino richiama un positivo Birligea per Magnaghi, mentre Grassadonia inserisce Contessa e Fischnaller, passando ad un modulo ancora più spregiudicato che rischia di far male però al Diavolo solo in una circostanza, al 72esimo, quando l'esterno mancino ex Padova mette al centro un pallone velenoso che Casoli corregge ma in maniera troppo centrale. Teramo che invece sul fronte opposto a 6 dal 90esimo avrebbe la palla per chiudere i giochi con Magnaghi. Costa Ferreira recupera e serve la punta in profondità, sinistro centrale da ottima posizione che Mittica alza in corner. Il resto è gestione da parte dei padroni di casa, con Tedino che vara nel finale la difesa a 5 inserendo anche Soprano per Bombaggi e portando fino alla fine un successo preziosissimo che fa salire i biancorossi a 34 punti in classifica. Catanzaro scavalcato e 2020 da urlo per una formazione impermeabile dietro e pericolosa quando attacca. Con questi ingredienti nessun obiettivo può essere legittimamente precluso.